Bene ragazzi, bentornati. Nuovo episodio Europa Universalis Common Sense. Stiamo cercando di arrivare ad una pace con Danimarca e Moscovia perché effettivamente il Call for Peace è troppo grande e rischiamo delle rivolte. Aumenta il war exhaustion tutti i mesi, la Danimarca non ci ha fatto niente di male. Io a questo punto potrei fregarmene, potrei semplicemente offrire una pace bianca. La Danimarca ce la propone, io l'accetto, me ne frego. Me ne frego. Spero che gli svedesi non si prendano male. Vediamo un po'. Pace separata, meno 30, ma la gestiamo in 15 anni e sistemeremo questo piccolo problemino. Allora, che cosa abbiamo combinato nell'episodio precedente? Oh, cardinale. Ah, aiuto. Abbiamo cercato di convertire un po' di principi. Ribelli. Dovremmo cercare adesso di dichiarare guerra a Bar e convertirla a loro volta. Bar purtroppo ci vota, ma Bar è alleata con la Spagna e non posso permettermi una guerra con la Spagna adesso, perché romperei l'alleanza e non mi sembra una cosa molto sensata. Niente, quindi Bar rimarrà protestante praticamente. Potrei dichiarare guerra al Brandeburgo, però credo che ci sia di mezzo una. Attenzione, piano piano piano. Non c'è di mezzo un bel nulla perché aggressive expansion meno 50. Ah no, qua cavolo, abbiamo la tregua invece, infatti immaginavo. Cancelliamo, dove sta la tregua con noi? Finisce nel 1609, d'accordo. Essa l'abbiamo già convertita, Mainz l'abbiamo convertita, il Palatinato. Il Palatinato potrebbe essere una buona opzione in questo momento. Potremmo convertirlo. Spagna, tutti tranne il Commonwealth accetteranno la guerra. Ravensburg, Nassau, Ulm e Svizzera. E possiamo convertire anche la Svizzera. Ragazzi, fantastico, dai, iniziamo questa bella guerricciola. Ormai da più o meno 30 anni a questa parte l'impero non sta conoscendo pace. Cioè, proprio siamo delle brutte persone. No, non siamo brutte persone, più che altro è che dobbiamo uscire da questa impasse, da questo grosso problema di natura religiosa che ci sta drenando tutti i punti imperiali, che ovviamente è voluto dal gioco, non è dovuto a una cattiva gestione, è semplicemente dovuto dal fatto che con le guerre di religione in corso, intanto non è tecnicamente possibile promulgare delle riforme. Quindi, fin tanto che la Lega Cattolica o la Lega Protestante non diventano religioni ufficiali, ne possiamo farci ben poco. Ad ogni modo, allora, Graubünden è caduta. Io nel frattempo mi sto versando da bere, ma voi fate finta di non sentire dei rumori di fondo. Ok. Ho appena acceso anche la stampante per errore. Cose che capitano. Va bene, pare che la Svizzera sia messa male. Possiamo assaltare Berna? Sì, possiamo assaltare Berna. Molto bene. Guarda, sta andando benissimo. Siamo al secondo posto come punteggio. Voglio capire chi è il primo a questo punto. Country. Non c'è una classifica dei più forti? Gli ottomani! Ma te possino ammazzà! No, dobbiamo fare in modo che gli ottomani siano secondi. Abbiamo fatto cadere Nassau, benissimo. Andiamo a Mainz ancora una volta. Povero Mainz. Oberpfalz è caduta. Ottimo. Fatemi vedere se il Palatinato è riformato. Bene, siamo riusciti praticamente a dichiarare nuovamente guerra al Palatinato. A questo punto, con la nuova pace, potremmo veramente convertirlo. Sarebbe una bellissima cosa. Nassau è già caduta. Ravensburg. No, Ravensburg è già caduta, niente da fare. Ragazzi, queste guerre sono veramente lampo. Sono veramente guerre lampo perché, come potete notare, è molto semplice strappare terreni ai nostri avversari con le 5 sorelle alleate. Fatto
frattempo sto registrando, gustandomi una Franziskaner, una Weissbier bavarese, quindi siamo esattamente nel mood della partita. Questa, no, la Franziskaner non mi paga per fare questo spot, però generalmente non bevo mentre scrivo, oppure registro, ma in questo caso va bene così, avrete un video un po' più allegro, forse. Adesso scopriamo che il mio leader ha meno 1 punti monarchici a causa di ubriachezza modesta. Bene, allora, la Svizzera è completamente capitolata, credo che sia già possibile imporre la religione. Ah no, mi ero dimenticato di una piccola cosa, come nell'episodio precedente, nelle nazioni molto estese, come la Svizzera, cioè un po' estese, intanto possiamo liberare la Savoia, wow, non male, liberare la Savoia non è affatto male. La Savoia sarebbe all'interno dell'impero? No, purtroppo no, quindi libereremo l'Alsazia. E facciamo annullare tutti i trattati. Give up claims in Austria, war reparation e in via. Non si possono convertire così facilmente, ai noi. E quindi. Allora, andiamo. Ah, Ulm, me la sono dimenticata. La piccola Ulm. Dove sta? Ci sono gli svedesi ad Ulm. Ok. Se ne prendono cura gli svedesi. Andiamo ad Nassau. Nassau è già cattolica, quindi non abbiamo molto da fare. Potremmo chiedere di diventare vassallo, ma possiamo anche fregarcene. Anzi, no, non facciamo la pace con Nassau perché ci dà dei punti. A questo punto direi di stare su Ravensburg. Possiamo chiedere a Ravensburg la religione forzata. Oh, bene, fantastico! Attenzione perché allora Friedrich von Habsburg è diventato nuovo re del Commonwealth. Quindi tanti punti per noi. Molto bene, andiamo a Vienna. Allora, tanto chiudiamo questa pace rapidamente: war reparation, soldi e conversione religiosa. Andiamo a Vienna magari a buttare un po' di questi punticini. Forse stavamo migliorando Praga nell'episodio precedente. Sì, mi ricordavo bene. E ora possiamo costruire una bella manifattura tessile a Praga. Ok, Ravensburg ha accettato. A questo punto il Palatinato. Aspettiamo semplicemente che Ulm cada. Possiamo convertire così anche Ulm. Abbiamo perso la cultura lombarda, mannaggia, questo è un problema. Adesso la cultura lombarda è considerata una cultura straniera. E guardate per convertire Milano 320 punti diplomatici. Ragazzi, siamo messi maluccio. Tanto vediamo di migliorare i rapporti con i principi cattolici che ci votano, ma. Caspita. Mainz adesso è cattolica, giusto? Perfetto, miglioriamo le relazioni. Beh, devo dire che suona già meglio da quando abbiamo iniziato queste guerre di religione. Va già abbastanza bene, però. Penso che dovremmo farne di più. Allora, Ulm. Ulm, non abbiamo diplomatici da mandare. Perché? Pensavo che le relazioni a Roma. Papa Giovanni XXIII sono già al massimo, quindi possiamo ritirare il nostro diplomatico. Convertiamo Ulm, forzare la religione e andiamo avanti con le nostre richieste economiche, come sempre. Ok, un principe eretico in meno, adesso rimane soltanto il Palatinato che con molta gioia abbraccia la Chiesa di Roma. Te credo che poi Giovanni XXIII è contento. Perfetto, allora riportiamo a Vienna l'esercito. La Svezia ha annunciato che gli ottomani sono rivali. Ragazzi, io gli svedesi li adoro. Sono diventati un mostro. Questa Svezia è quasi più estesa della mia, anzi no, sicuramente più estesa della mia nel 1606. Poi vabbè, io avevo creato l'Impero Mari Baltici, avevo tutta questa zona, ma loro faranno fatica col Commonwealth così espanso. Ma Moscovia sta implodendo, mi dispiace.
dispiace per la Moscovia, devo essere sincero. Diamo un'occhiata a questo punto al Sacro Romano Impero. Non c'è la pace, quindi siamo sempre in negativo, però ci sono solo 23 principi eretici, e questa invece è una cosa molto positiva. Lasciatemelo dire. Allora, cattolico, protestante, riformato, vabbè, cattolico, cattolico, cattolico e Brandeburgo. Brandeburgo che, come dicevamo, nel 1609 potrà essere nuovamente attaccato. Però dobbiamo ancora. Dovremmo avere un po' di pazienza, diciamo così. E a proposito di pazienza, anche con le idee dovevamo sbrigarci. La Church Attendance Duty ci servono un po' di punti diplomatici in più, ma non tanti. E soprattutto la Hofkriegsrat, la corte di consiglio di guerra, che ci darà più 3 discipline e più 30 rinforzi. Fantastico. Il nostro force limit è assolutamente, come dire, inutilizzato. Non abbiamo soggetti sottoposti, volevo dire. Gli ussiti andiamo a menarli. Quando perderanno lo zelo, potremo convertirli. Quindi, forza e coraggio, che ce la si può fare. E il nostro re ha 5. Il nostro Luca, scusate, ha 58 anni e il nostro principe ne ha 49. Non sono molto contento di questa situazione, se devo essere sincero. E perché quando guardo i francesi invece hanno sempre. Beh no, in questo caso François di Asburgo, che dire. 6-4-1, mannaggia, che forte sto ragazzo. François di Asburgo ha 52 anni, quindi se nascesse senza eredi sarebbe veramente buono. Intanto Venezia è sempre alleata con la Francia, e va bene. Qui, questo è un bel problema, che vi devo dire. Va bene. Adesso uccidiamo questi ribelli, poi abbassiamo i costi di mantenimento. Qui dovremmo ridurre di tanto l'inflazione, ragazzi, però. Sblocco l'idea, poi penso all'inflazione perché non ci siamo. Ah, devo capire se continuare poi anche con le idee amministrative, perché adesso le uniche idee che ho chiuso sono quelle diplomatiche e militari. Forse me l'avete anche fatto notare. Lo so, le idee amministrative però sono buone, ma non così buone. A me interessavano le prime, se devo essere sincero. La seconda, soprattutto, questa molto. Tutto il resto tempo al tempo, diciamo così. Allora andiamo a migliorare i training fields o le difese. Miglioriamo le difese a Milano e vediamo dove possiamo fare delle piantagioni a Pressburg e a Cremona. Cremona non è male. Novara e Mantova, dai. Facciamo piantagioni in tutto il nord Italia. Ok, nell'impero non c'è ancora pace, quindi non abbiamo la. Autorità positiva, diciamo così. Io clicco per velocizzare un po' perché. Bene, abbiamo convertito gli eretici a Milano, questo mi fa molto piacere. Continuiamo a migliorare un pochino lo sviluppo di Praga con lo sviluppo militare. Fatemi dare un'occhiata alla tecnologia. Siamo avanti del 15%, però no, me li tengo buoni perché così sblocco la tecnologia 17 appena possibile. Adesso smettiamo di migliorare le nostre capitali. Praga adesso ha uno sviluppo di 30, Vienna ha uno sviluppo di 34, Milano ha uno sviluppo di 32. E Pesta uno sviluppo di 22, quella un pochino più sfortunata. Parigi ha uno sviluppo di 36, siamo lì e lì. Dobbiamo far crescere National Manpower. Cresciamo di 679 al mese, sembra un lungo cammino, però
Ce la facciamo, ce la faremo, ne sono sicuro. Manpower modifier più 100 è molto buono. Il 609 possiamo dichiarare nuovamente guerra al Brandenburgo, che forse riusciremo a vedere anche in questo episodio. Abbiamo ancora 5-6 minuti. Morale dell'esercito più 15%, perché questa è una vita nostra a questo punto. Il Brandenburgo anche in guerra con altre nazioni. Ragazzi, maggio 1609, ossia fra un anno. Non possiamo fare altro che attaccare Brandeburgo e convertirlo. Tanto le Americhe, non mi sono mai soffermato nel dare un'occhiata, possiamo farlo rapidamente. Il Brasile è tutto portoghese, il Nord America è inglese e il Centro America è spagnolo, esattamente come fu storicamente. Abbiamo le 13 Colonies, abbiamo l'Hispaniola, abbiamo la New Spain, Nuova Spagna, semplicemente molto molto fedele alla storia. Qui abbiamo Micmac. Ma che bello! Questo che cos'è, Manhattan? Ma fantastico, questi sono probabilmente degli edifici di tipo nativo. Irrigazione, grande prova, fuoco cerimoniale. Ma dai, è bellissima questa cosa. Questo guardiamo un punto di stabilità. Non immaginavo che ci fosse una cosa del genere. Unlawful territory, Baden, ai ai ai. Il Baden ha un territorio illegittimo. Santa pazienza. Ok, allora dove facciamo le training fields? Vienna, ce li ha già. Praga, ce li ha. Potremmo farli nel nord Italia, dicevamo. E Monferrato ci darebbe un bel 1000. Franche-Comté ci darebbe di più, forse. Sì, infatti, immaginavo. Freigrafschaft, non Franche-Comté. Ok, marzo 1609, ancora 2 mesi e si può attaccare, quindi sono stato un pochino poco attento. Dovevo aumentare già il livello di mantenimento. Guardate come ha messo male Brandeburgo. E sono veramente a pezzi. Bene, dichiariamo guerra a Brandenburgo. Avanti. Show superiority contro Lunenburg, Kles, Hesse, Bavaria e Danimarca. Stanno con noi il Papa, la Spagna, la Francia, il Commonwealth, la Bosnia, la Svezia no, quindi soltanto 4 sorelle. Ma va bene lo stesso, attacchiamo. Dobbiamo ritornare ad attaccare la Baviera, ragazzi. Baviera che però è rimasta cattolica, mi auguro, sì, perfetto. L'avevamo convertita a forza, quindi sarebbe il colmo. Magari assegniamo un generale, Florian Bövisch. Revisch. Mamma mia, a volte la pronuncia è difficile. Ah, non ce l'ho fatta, perché era già transitato dall'altra parte, vabbè, pazienza. E abbiamo perso a Berlino, non ci credo. È vero che stavamo. Vabbè. Dovrò fare più attenzione, che vi devo dire. Intanto andiamo a prendere Monaco. Magari riusciamo a rilasciare Ingolstadt o Regensburg. E trasformiamo Regensburg in una bella città libera. A meno che non sia protestante, perché se è cattolica potrebbe essere una città libera papabile. Monaco è caduta, Regensburg è caduta. Abbastanza semplice questo assedio. Adesso diamo il nostro generale Neipperg e lo spostiamo a Berlino. Tra l'altro è il Papa che sta assediando Berlino, quindi nostri alleati. Probabilmente Brandeburgo cadrà presto. Possiamo già buttare la Baviera forse fuori dalla guerra? Andiamo subito. Sì, possiamo farlo. Return course Ingolstadt ad Augsburg, ci sta.
Regensburg al Palatinato. Chiamo Regensburg al Palatinato, punto e basta. Il Palatinato adesso ci vuole molto più bene, la Baviera ci vuole molto meno bene, ma è la vita. Sempre penare. Sassonia contro chi è in guerra? Ah, contro Brandeburgo addirittura. Interessante. Presto avremo una nuova tecnologia militare, tra l'altro. Forza, forza. Convertiti gli eretici di Vereslavia. Molto bene. Ok, Brandeburgo vorrebbe già una pace, aspettiamo perché voglio prima le paci separate con gli altri, vediamo chi possiamo convincere a convertirsi a Lüneburg. Dove si trova Lüneburg, scusate? Ah. Vabbè, prima dobbiamo magari, sì, sconfiggerli. Non capisco però di che religione siano. No, sono proprio protestanti. E quindi perché non ho l'opzione di riconversione qui dentro? Ah, vale 100, non l'avevo vista però. Quindi dobbiamo praticamente annettere tutte queste regioni e salvare Brunswick dal loro assedio, se vogliamo convertirli. Dopodiché un principe eretico in meno. Quindi non lamentiamocene, però Essen è caduta, benissimo. Ecco, Essen possiamo buttarla fuori dai giochi, è già cattolica, quindi possiamo fare ben poco. War reparation, soldi e rottura di tutte le alleanze. Buono, però intanto ce la siamo levati di torno. Ok. Va bene, ci mancavano anche i ribelli che, vabbè, abbiamo gestito noi. Pazienza. Ma credo che vedremo la fine di questa guerra nel prossimo episodio, perché ormai le cose vanno un pochino per le lunghe, però nel frattempo volevo dare un'occhiata. Abbiamo 19 principi eretici, quindi le cose stanno andando meglio. Prima erano 26, adesso sono 19. Le cose stanno andando molto meglio. Il punto è che se riuscissimo a convertire il Brandeburgo, che è il leader della Lega protestante, sarebbe fantastico, però è troppo grande, quindi dobbiamo prima rilasciare le nazioni, eccetera, eccetera. Solita storia. Va bene, mi sa che dovremmo aspettare che proprio gli eventi ci rendano la religione cattolica ufficiale. Per poi proseguire anche con la diplomazia, banalmente, perché non vedo molte altre soluzioni. I francesi hanno deciso di assaltare mentre i nostri arrivavano, magari ci hanno messi anche in prima fila, è sempre simpatici. Va bene, però intanto Cleves è caduta e quindi siamo in grado di chiedere la conversione. Ok, un principato eretico in meno. E va bene, direi che a questo punto la guerra si può concludere così. Chiediamo la pa... Ah no, scusate, c'era Lüneburg. Che a questo punto è completamente... Eh sì, forse... 104 adesso. Ma era 100 prima. Questa cosa non mi piace. Diamo Hannover a Brunswick a questo punto. E poi convertiremo la prossima volta. Però peccato. Però... Brandenburg non può convertire, ovviamente. Può rilasciare Magdeburg e cedere province? No, direi che questo basta. War reparation. Non abbiamo abbastanza punti diplomatici, dobbiamo aspettare un turno.
E poi possiamo fare una nuova idea, però. Questo è interessante. Forza, forza. Ok, fine della guerra. Bene, ragazzi. Allora, rapidissimamente, abbiamo ancora 18 principi eretici, ma le cose stanno andando abbastanza bene. Possiamo sbloccare un'idea diplomatica, scusate, amministrativa, oppure la tecnologia, ma voglio sbloccare un'idea così avrò anche l'Hofkriegsrat e sblocco la Divine Supremacy. In questo caso i nostri sacerdoti, i nostri missionari sono molto più forti, hanno un 3% in più. Quindi ragazzi, addirittura possiamo iniziare a riconvertire Praga adesso. E la prossima sarà la devozione. Tolleranza della vera fede più 1, influenza papale annua più 2. È una grandissima cosa. A proposito di influenza papale, io adesso vi faccio un bel giochino con la stabilità. Proclamo un santo da solo. E in questo caso la stabilità arriva a 3. Amici, spero che l'episodio vi sia piaciuto. Mettete un bel pollicione in su se l'avete apprezzato. Noi ci diamo appuntamento alla prossima. Nel New Channel è tutto.